Dopo aver visto il concetto di equazioni goniometriche e alcuni esempi di equazioni goniometriche elementari, non abbiamo ahimè tempo di farne di più complesse, ma già l'idea di equazione è importante che ce l'abbiate, vediamo il concetto di disequazione goniometrica. Cioè espressioni che sono delle disequazioni, cioè che comportano il segno di maggiore o minore, dove l'incognita appare dentro a una funzione goniometrica, cioè appare come argomento una funzione goniometrica. Per esempio, se x maggiore o uguale a un mezzo. Questa è un'equazione goniometrica elementare in forma standard o normale, cioè a sinistra ho solo una funzione goniometrica, poi ho il simbolo, potrebbe essere maggiore o minore, e poi un numero, in questo caso un mezzo, che è un numero non notevole per il segno. D'accordo? Anche qui abbiamo due tecniche risolutive, una grafica utilizzando la sinusoide, però secondo me è meno immediata, e un'altra utilizzando il cerchio goniometrico, come abbiamo fatto per le equazioni. Andiamo a prendere il cerchio goniometrico. E in questo contesto, attenzione, x non è l'ascissa, x è l'angolo che il punto P sulla circonferenza fa con l'asse dell'ascissa. Ok? Chiedersi per quali valori dell'angolo il segno dell'angolo è maggiore o uguale a un mezzo significa chiedersi quali sono i punti sulla circonferenza goniometrica le cui coordinate, lo ripeto ancora, sono cosen x e sen x, quali sono i punti che hanno ordinata maggiore o uguale a un mezzo. Il seno, se x è l'angolo, è l'ordinata di P. Ok? Quindi va riportato questo valore un mezzo sull'asse verticale. Un mezzo va riportato sull'asse delle ordinate. Perché il seno è l'ordinata del punto sulla circonferenza goniometrica. Quindi chiedersi quali sono i punti il cui seno è maggiore di un mezzo significa chiedersi quali sono i punti che hanno, punti appartenenti al cerchio goniometrico, che hanno ordinata maggiore di un mezzo e quindi fanno parte di questo arco, tutto l'arco che sta sopra questa retta. Tutti i punti che stanno in questa parte di circonferenza hanno un'ordinata maggiore di un mezzo e quindi individuano angoli x il cui seno è maggiore di un mezzo, maggiore o uguale a un mezzo. Ok? Come faccio a individuare questa fetta di circonferenza, questo arco di circonferenza? Bene, do gli estremi. Quali sono gli estremi? Chiamiamoli x1 e x2. Ebbene, il primo è l'angolo notevole nel primo quadrante il cui seno sia un mezzo, che vale quanto è l'angolo? Pi greco sesti. Pi greco sesti è l'angolo il cui seno, il primo quadrante il cui seno è un mezzo, poi c'è quello nel secondo quadrante, il suo angolo associato. X2 vale pi greco meno pi greco sesti per gli amici, 5 sesti di pi greco. Quindi, se mi interessano le soluzioni principali, cioè tra 0 e 2 pi greco, allora la diseguaglianza è risolta tra pi greco sesti e 5 sesti pi greco. Minore uguale a x minore uguale a 5 sesti di pi greco. Tutte le x che fanno
che stanno da pi greco sesti compreso fino a 5 sesti di pi greco, formano, individuano questo arco di circonferenza che risolve o soddisfa questa richiesta. Ok? Se invece mi interessano tutte le soluzioni, non solo per i principali, non se lascio cadere questa richiesta, okay, allora tengo conto della periodicità in ciascuno degli estremi di questo intervallo, cioè se voglio tutte le soluzioni, ho sempre pi greco sesti minore uguale di minore uguale di 5 sesti di pi greco, ma a ciascuno degli estremi aggiungo 2 k pi greco. Qui il k è importante che sia lo stesso, perché fa appello allo stesso periodo. Ok? Che corrisponde, se ricordate, poi facciamo con il geometra che ci viene meglio, se prendo il grafico della funzione y uguale a sin x, io 1 meno 1, qui c'è un mezzo, vedo cade circa qua, prendo la retta, lo metto, quindi le soluzioni sono questa parte, quindi questo intervallo pi greco sesti, 5 sesti di pi greco, questo intervallo, scusate, devo farlo qua, che è il periodo successivo, ok, 13 sesti e 2 pi greco più 5 sesti di pi greco. Questo corrisponde a K0, questo corrisponde a K1. Guardate le tecniche preferite, ma non è il nostro. Non è meglio quella che secondo me, per la questione di tempo. Ok? Periodo principale va da qua a qua. Più chiaro? Altro esempio. Che cosa avrei ottenuto se la disequazione fosse stata inversa? Se x minore di un metro. Stessa procedura, scelgo goniometrico. Un mezzo cade sempre nella stessa posizione, questi sono gli estremi, x1 e x2 sono sempre gli stessi numeri, x1 e x2, pi greco sesti, 5 sesti di pi greco, e supponiamo di richiedere le soluzioni principali tra 0 e 2 pi greco. Se voglio le soluzioni principali, ok, beh, intanto facciamo così. Qual è l'arco soluzione? Stavolta non è più l'arco superiore, ma è l'arco inferiore, perché voglio che sin x sia più piccolo di un mezzo. Quindi tutta la parte di circonferenza che sta sotto questo numero. Quindi è questa parte di circonferenza quella che mi interessa. Perché voglio che sin x sia più piccolo di un mezzo. Le soluzioni principali le conto, le individuo a partire dallo zero, perché il periodo comincia da zero. Quindi da zero fino a pi greco sesti l'arco è soluzione. Quindi 0 minore uguale a x minore di pi greco sesti. Questa volta non metto l'uguale, perché qui c'è minore e non minore uguale. Mentre lo zero, cadendo dentro l'intervallo soluzione, va puntato. Pi greco sesti è un estremo,
0 non è un estremo, cade dentro il trivolo di soluzione, quindi mi metto il minore uguale. Inoltre, questa fetta di circonferenza non è soluzione, perché qui se n x è più grande di un mezzo, e poi da questo estremo fino a 2π greco. Quindi da 5 sesti di π greco, che non è soluzione, non vale uguale, fino a 2π greco. E lì ci va incluso. Quindi sono soluzioni gli archi compresi tra 0 π greco sesti e tra 5 sesti π greco e 2π greco. Con 0 e 2π greco inclusi, 5 sesti π greco e π greco sesti, no. Se avessi avuto minore o uguale a un mezzo, avrei incluso anche questi. Ok, che corrisponde con l'altra tecnica risolutiva, quella della sinusoide, disegniamo di nuovo, ok, qui c'è un mezzo, le parti di circonferenza di curva inferiore a un mezzo sono questa e tutta questa, quindi tra 0 e π greco sesti e 5 sesti π greco e 2 π greco. Se viceversa vi interessano tutte le soluzioni, cioè se no la richiesta di trovare quelle nel periodo, allora posso aggiungere il 2kπ greco a ognuno degli estremi, ok? E va bene. Oppure posso ragionare in questo modo. Ditemi se posso cambiare foglio. Fatemi rifare il disegno perché mi dispiace scrivere sull'altro. Questo è il soggetto goniometrico, qui abbiamo il nostro un mezzo, questo è l'intervallo, lato di circonferenza che è soluzione. Ok? Ora qui posso dire, beh, se mi interessano tutte le soluzioni, posso dare in un unico intervallo, senza spezzare, non è necessario che io conti da zero. E quindi posso indicare questo punto come un valore negativo, intendendo questo verso come positivo, se qui c'è lo zero, se parto da qui, questo angolo viene indicato come... Quant'è l'ampiezza di quest'angolo? Sarà meno pi greco meno pi greco sesti, cioè meno 5, 7 sesti di pi greco. Quindi meno 7 sesti di pi greco più 2k pi greco minore di x minore di pi greco sesti. Se non lo vedete direttamente, immaginate questo tra 0 e pi greco è individuato questo punto da 5 sesti di pi greco, ok? Provate a pensare a togliere a questo 2 pi greco, vi viene meno 7 sesti di pi greco. In questo modo individuo le soluzioni come un unico intervallo da questo valore a questo, senza dover dire da 0 a e inoltre da 5 sesti a 2 pi greco. Molte volte sul libro trovate questa come soluzione, piuttosto quella spezzata in due parti, però è equivalente. Ok? Fine della teoria sulle disequazioni di goniometriche. Vediamo l'esempio poi ancora con le cosene e con la tangente, ma il principio è lo stesso. Ok? Facciamo
facciamone una con il coseno. Coseno x maggiore o uguale a un mezzo. Oggi mi piace un mezzo. Centro goniometrico. Attenzione, stavolta il coseno è da riportare sull'asse orizzontale. Quindi un mezzo più un mezzo cade qui e la parte di circonferenza individuata da angolo il cui coseno è più grande di un mezzo è quella che sta a destra di un mezzo, cioè questa parte. Da questo punto a questo. Quindi ho x1 e x2. Se sono interessato alle soluzioni principali, allora x1 pi greco terzi, x2 è 5 terzi di pi greco. Vi ripeto, le soluzioni principali sono, contando sempre da 0 a pi greco terzi, e da 5 terzi pi greco a 2 pi greco. Partendo da non da 0 ma da meno pi greco terzi. Quest'angolo è ampio come questo, rispetto allo 0 questo è precedente di pi greco terzi, quindi è individuato da meno pi greco terzi. Perché non lo uso anche qua? Beh, perché è fuori da 0 di pi greco, è precedente a questo. In tutte le soluzioni meno pi greco terzi minore uguale a x più 2 k pi greco, pardon, che per rappresentare geometricamente l'ora della tangente è necessario tracciare la retta tangente alla circonferenza volumetrica nel punto 1, 0. Su questa retta riporto il valore della tangente, in questo caso il valore critico è 1 e quindi, siccome qui c'è 1, cadrà qua. Quindi la tangente ha un valore più grande o uguale a 1 da qua in su, quindi da questo angolo che è pi greco quarti fino a questo che è, cioè tutto questo intervallo, pi greco mezzi, che però non è mai stabile come soluzione perché in pi greco mezzi la tangente non esiste. Quindi le soluzioni sono pi greco quarti minore o uguale a x minore di pi greco mezzi.
Attenzione all'errore comune: se scrivo x maggiore di 3 quarti è un errore, perché x maggiore di 3 quarti significa includere anche questo come soluzione, ma questi punti hanno tangente negativa. Ok? Se voglio tutte le soluzioni, qui la tangente non ha grossi problemi perché comunque il periodo è pi greco, basta che aggiunga pi greco quarto più k pi greco, pi greco mezzi più k pi greco. Queste sono le soluzioni principali, tutte le soluzioni. Pi greco quarto più k pi greco minore uguale x minore di pi greco mezzi più k pi greco. Attenzione, mai metterlo uguale nel pi greco mezzo. Tutto qua. Facciamo un'altra con la tangente. Ok. Tangente minore uguale a radice di 3. Procedimento è identico al precedente. Metto il pugno metrico. Retta tangente. Qui c'è 1, radice di 3 è più grande di 1. Quindi circa qua. Però stavolta mi si chiede di avere la tangente più piccola di radice di 3, quindi da radice di 3 in giù, quindi è tutta questa parte fino a meno infinita. Quali sono gli angoli che vanno bene? Beh, congiungo radice di 3 ed è tutto questo segmento. Scusate, questo arco di circonferenza. Oppure, se voglio le soluzioni tra 0 e pi greco, tutto l'arco tra 3 mezzi pi greco e 2 pi greco ha un corrispettivo del secondo quadrante, cioè tutto il secondo quadrante. La tangente è il periodo che è il periodo pi greco, quindi se il quarto quadrante soluzioni lo è anche il secondo. Quindi le soluzioni sono quelle principali: 0 minore uguale a x minore di, che angolo è questo? Pi greco terzi, e tra pi greco mezzi, che non è soluzione, e pi greco tutta questa fetta. Oppure, se mi interessano tutte le soluzioni e voglio darle come un unico intervallo di angoli, okay, tra meno pi greco mezzi più 2k pi greco e pi greco terzi più 2k pi greco, che questo angolo lo penso come meno pi greco mezzi. Se mi muovo in senso orario, gli angoli sono negativi. Per dare le soluzioni principali che mettevamo meno pi greco mezzi, ma non è più principale perché il periodo è 0 pi greco con x diverso da pi greco mezzi. Okay. Meno pi greco mezzi è fuori dal periodo. Oppure se invece ti dicevo tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, allora sì, potevo mettere dentro meno pi greco mezzi. Tutte le soluzioni, ultimo passaggio, meno pi greco mezzi, che non è mai soluzione, più k pi greco, pardon, minore di minore uguale a pi greco terzi più k pi greco.
Domande? No. Seno di x più greco terzi maggiore o uguale a meno un mezzo. Questa disequazione è riconducibile a un elementare, posto che chiamiamo x più greco terzi con un altro nome, t per esempio, o y o u. Allora diventa elementare nell'incognita t. E qui cerchiamo tutte le soluzioni. Quindi diventa se t maggiore o uguale a meno un mezzo. C'è il secondo metrico, questa volta l'angolo si chiama t. È un'equazione in seno, quindi il valore meno un mezzo lo riporto sull'asse verticale. I punti sulla circonferenza trigonometrica il cui seno è più grande di meno un mezzo corrispondono a tutto questo arco. E siccome sono interessato a tutte le soluzioni, posso per esempio incominciare da quest'angolo individuandolo come angolo precedente a zero, quindi come meno pi greco sesti. E questo come 7 sesti di greco. Quindi tutte le soluzioni sono meno pi greco sesti più 2 k pi greco minore uguale a t, questo incognito per adesso è t, minore uguale a 7 sesti di pi greco più 2 k pi greco. Ok? Dopodiché mi ricordo che t è x più pi greco terzi. Sì. Quindi per avere x devo togliere da questa parte e questa parte pi greco terzi. Sì. Qui adesso la riscrivo. Cioè in termini di x ho meno pi greco sesti più 2 k pi greco minore o uguale a x più pi greco terzi, che prima era t, minore o uguale di 7 sesti, no, sì, 7 sesti pi greco più 2 k pi greco. Se qui voglio x, devo togliere pi greco terzi, però devo farlo dappertutto. Qui, qui, qui. Ok, quindi devo fare meno pi greco terzi, meno pi greco terzi, meno pi greco terzi. Quindi ottengo meno pi greco sesti, meno pi greco terzi più 2 k pi greco, sommiamo dopo. Il loro uguale, qui lo cancello direttamente, quindi lascio solo x, il loro uguale a 7 sesti pi greco meno pi greco terzi più 2 k pi greco. Quindi come il multiplo è 6, meno 1 meno 2 fa meno 3, quindi meno 3 sesti pi greco più 2 k pi greco, semplifichiamo dopo, 7 meno 2 5, 5 sesti pi greco più 2 k pi greco. Quindi 3 e 6, dobbiamo semplificarlo. Quindi viene, le soluzioni sono
meno pi greco mezzi più 2k pi greco minore o uguale a x minore o uguale di 5 sesti pi greco più 2k pi greco. Quindi delle disequazioni goniometriche elementari. Se non ci sono domande, ci fermiamo.